all'hotel Rigo Piano si continua a spalare e sperare. È salito a 18 il numero delle vittime, 11 risultano ancora dispersi. Tra i corpi recuperati senza vita troviamo anche quello di Stefano Feniello, il fidanzato di Francesca Bronzi. I due ragazzi avevano deciso di festeggiare il loro 5° anniversario insieme e il 28° compleanno di lui con un weekend romantico in montagna, ma la slavina ha spazzato via i loro desideri. Nella puntata di Porta a Porta, incentrata sulla tragedia occorsa a Rigo Piano, la giovane, estratta viva e poi trasportata all'ospedale di Pescara per le cure e gli accertamenti di rito, aveva raccontato durante l'intervista quei drammatici momenti in cui si è ritrovata al buio senza aiuti, sommersa sotto tonnellate di neve a stringere solo la mano del fidanzato Stefano. Poi i soccorsi sono riusciti a mettere in salvo lei e c'erano buone speranze inizialmente che si salvasse anche il 28enne. In serata, proprio mentre andavano in onda le immagini di Francesca Bronzi a Porta, si è diffusa la tragica notizia. È stato il padre di Stefano, infatti, a riconoscere il corpo senza vita del figlio da alcuni tatuaggi sul corpo. Unanime su Twitter il coro di indignazione e protesta nei confronti di Bruno Vespa e Porta a Porta. Il fatto che la puntata fosse registrata, infatti, ha reso ancora più strazianti le parole di speranza di Francesca sul fidanzato e inoltre il modo con cui è stata condotta l'intervista è apparso freddo e strumentale.